Bob Dylan ci riportava, anzi ci accompagnava da un momento veramente molto forte, ti ringrazio Flavio per aver letto quelle parole, a un altro momento piuttosto importante, piuttosto forte, perché la tematica è appunto pirotecnica, ma stiamo entrando dentro alla prima bomba, il libro di Marco Rizzo e la Tram, che abbiamo entrambi al telefono. Grazie per essere qui e per aver scelto questo brano. Ciao a tutti. Chi l'ha scelto dei due? Marco, ok. La motivazione è molto bella. Dicela, Marco. Okay, mi sembra azzeccato. A parte che è un brano amato dagli appassionati di fumetti, perché apre il film Watchmen di Zack Snyder, mm-hmm. Ecco, questa è la nota nerd che ci stava, e poi i tempi cambiano ma non cambiano, e quindi è un po' legato anche alla trama del nostro libro. Il vostro libro è ambientato nella Milano del 1969 e appunto, come prima anticipavamo, racconta un periodo che per quanto mi riguarda mi ha colpito attraverso delle molte immagini animate, quindi ricostruzioni televisive, appunto riprese in bianco e nero dei giornali, dei cinegiornali, ma comunque tutto aveva una patina veramente molto fumosa, lontana, ma si tratta di mondi, di luoghi, di eventi che hanno colpito i miei genitori. Sì, in realtà sono molto vicini, sì, dal punto di vista storico, e io penso che tutti coloro che fanno parte della nostra generazione, parlo della mia, di Giovanni, diciamo nati negli anni 80 più o meno. Anche degli autori, se non... Sì, non ok. Ne hanno, diciamo, avuto contezza magari dai propri genitori o per un interesse personale, però appunto, almeno per quanto mi riguarda, io ho veramente molto fumo davanti rispetto a quegli eventi e quel periodo, perché in effetti c'è, da un certo punto di vista, anche una volontà di renderli fumosi. La domanda che voglio farvi è intanto come avete approcciato proprio questo periodo e appunto l'idea di raccontarlo nella prima bomba. Iniziamo da Marco e sì, poi passiamo ai colori della Tram. Beh sì, l'ho approcciato con sicuramente un approccio giornalistico come in passato per altri miei libri. Questo libro comunque è frutto di mesi e mesi di documentazione, di ricerca e di lettura, e quindi c'è una base storica. Però per rendere il tutto più, come dire, accessibile, leggero, per quanto leggero alla fine non sia, e narrativamente insomma fruibile, questa storia vera che fa da sfondo le storie vere di alcuni personaggi realmente esistiti che sono presenti nel libro, si intrecciano con la storia di una famiglia della Milano dell'epoca, di questo ispettore della Buoncostume Curzio Naso e di sua figlia Matilde, che è un po' la classica figlia adolescente ribelle. Però ripeto, alla base c'è un approccio certamente giornalistico e di ricerca, che serve prova almeno a togliere un po' di quel fumo che dicevi prima, perché forse è voluto, se negli anni le vicende intorno a Piazza Fontana sono appunto un po' fumose, confuse e complicate. Di certo, se non è perché è voluto, è perché i postumi giudiziari della strage sono stati tra i più lunghi, complessi e ingiusti nella storia repubblicana. Certo. La Tram, togliamo questo fumo, i tuoi disegni risplendono con una palette colore veramente molto acida, ma soprattutto che fa proprio a cazzotti con l'immaginario, quelle immagini da tubo catodico che sono nella nostra memoria. Come hai lavorato su queste forme? Sì, guarda, mi riallaccio a quello che dicevate prima, sul fatto che molte delle cose che si sanno di quel periodo sono legate a dei ricordi che vengono riportati da familiari a volte, no? Mm-hmm. E proprio anche nel mio caso è successa la stessa cosa. Cioè io ho dei ricordi di mio padre che mi racconta, per esempio, che quando lui era all'università a Napoli in quel periodo c'era un'aria veramente pesante, nel senso che mi ricordo che diceva non potevano neanche andare a giocare a pallone in piazza,
tra studenti, perché all'improvviso era scesa una cortina di atmosfera veramente pesante, aspra, acida, tutto sembrava tramare alle sue spalle, tutti sembravano sospettare anche di te, che eri magari un comune cittadino, e quindi ho preferito dare rilevanza a questa cosa, anziché alla classica palette che ricorda il noir, oppure dei generi simili. Quindi nella mia declinazione personale della percezione che ho avuto di quell'epoca, narrata dai miei familiari, ecco, era preponderante restituire un senso di quell'atmosfera aspra, quasi una pioggia acida che si stava per abbattere nella società. E quindi mi è sembrato un contributo personale declinarlo in quel senso, ecco. Entriamo quindi dentro la storia. Adesso va molto di moda parlare di scacchi e di raccontare come la disposizione di un racconto debba seguire anche un ritmo, ma appunto, dato che in questo La prima bomba si parla, si racconta, si muovono dei personaggi prevalentemente esistiti veramente, con nomi e cognomi e anche volti prevalentemente visibili, come appunto prima Marco e poi la trama, come l'avete disposti? Appunto, Marco ha un'esperienza piuttosto rodata nella raccontare le storie di persone vere, di persone realmente esistite, anche se ha grande dimestichezza con l'immaginario supereroistico. Ma questo Curzio Naso, quanto è funzionale per entrare in diversi luoghi, raccontare diversi posti che tra l'altro hanno anche una vicinanza molto fedele con la realtà? Come avete disposto la scacchiera del vostro racconto? Guarda, non vorrei, come dire, togliere il piacere della scoperta, certo, della, esatto, della, no, lettura, però posso dire certamente che, come accennavo prima, ci sono degli elementi reali, anche dei personaggi reali, cioè in questo metto c'è Calabresi, c'è Pinelli, ci sono i fascisti di Ordine Nuovo e i loro complici, e queste storie si intrecciano in alcuni punti in maniera, come dire, storicamente accurata, attendibile, e in altri ci siamo presi, diciamo, qualche libertà, qualche licenza poetica, ma i fatti sono quelli, sì. Cioè, se è facile leggendo poi escludere quelli che sono l'invenzione e mantenere, come dire, il filone narrativo che si riferisce alla realtà e che è super documentato, ma questo appunto è un po' una sfida anche col lettore, che si divertirà, secondo me, a scoprire. Di certo Naso non è un supereroe ed è un personaggio realistico, non reale ma realistico, così come lo è sua figlia, anzi è un personaggio per il quale io mi sono documentato provando a entrare nella sua testa, perché è molto diverso da me. Certo. È un uomo più grande di me, un ex fascista, cioè era militare durante il fascismo, è un uomo comunque distrutto dalla vita, perché ha perso la moglie, ha cresciuto questa figlia da solo in anni complicati, quindi è un personaggio che ho avuto anche all'inizio almeno delle difficoltà a scrivere, perché per me non era identificabile, forse un po' mi identificavo di più con la figlia ribelle, poi alla fine mi ci sono affezionato man mano che lo scrivevo e che ho visto, insomma, il suo lato romantico e il suo lato anche di amante della giustizia, mi ci sono affezionato. Effettivamente ha anche una bella parabola trasformazionale. Sì, sì. La trama, entriamo invece nel come si fa, cioè come avete realizzato questo, praticamente, come ce lo fate vedere? Appunto anche molto lontani da voi, anagraficamente, sì, per esperienza, sì. Molto lontani da noi, in realtà proprio un po' agli antipodi, anche dal punto di vista dell'età, perché Matilde è molto più giovane di noi, Nato è molto più anziano. Io mi sono veramente affidata a Marco in questo senso, che come avete già detto è molto bravo a dipingere dei personaggi realistici anche quando si parla di finzione nel racconto storico. Tra l'altro ti dico, proprio dal punto di vista grafico, sì, Marco mi ha descritto questo ispettore come un uomo un po' segnato dal tempo, con una cicatrice a un occhio, una cosa, non ricordo com'era esattamente Marco, una cosa in guerra, sì, insomma qualcosa, sì,
sì, un po' imbolsito, con la faccia così di là, di là. Insomma, era mio padre. a proposito di mio padre che mi raccontava le cose, era anche lui il personaggio, insomma, cosa. Ho disegnato, ho detto, ma mio padre qui ha un occhio chiuso, è così, è fatta... Insomma, io mi sono approcciata dal punto di vista della realizzazione del character, molto ispirandomi proprio alla realtà in questo senso. Ma a parte gli scherzi, volevo aggiungere una notazione sempre riguardo all'interpretazione dei personaggi di Marco. Oltre alla colorazione acida e disturbante, anche quando ho realizzato i personaggi ho cercato di stravolgere le anatomie, mm-hmm. proprio in quel solco che dicevo prima, cioè dare una sensazione al limite del disturbante mm-hmm. al lettore, come se ci fosse qualcosa sempre in agguato, pronto a distorcere la realtà dal punto di vista cromatico, quindi magari appunto come dicevamo prima, il cielo carico, rosso, come se stesse arrivando qualcosa, le anatomie sprecciate, le facce un po' grottesche. Insomma, la mia parte è stata questa, ecco. E volevo farvi un'ultima domanda, diciamo, che riguarda un po' i lettori invece di questo La prima bomba. Prima la Tram ha detto distorce la realtà e mi è scattato qualcosa, perché la domanda che volevo farvi è: secondo voi perché adesso per esempio un ragazzo o una ragazza dovrebbero leggere una storia del genere e interessarsi a quel periodo? E poi ho pensato, forse proprio per capire quanto è difficile avere una sensazione di una realtà non distorta, di una verità non distorta, di una verità, cioè di una ricerca di una verità, che secondo me è un argomento, diciamo, che attraversa i secoli, cioè nel senso ci sono stati degli eventi, questo è uno di quelli in cui ritorna questo argomento, ma anche adesso per esempio ce ne sono in continuazione di momenti in cui la realtà e la verità vengono distorte e non si capisce bene poi dove bisogna andare. Quindi ve lo chiedo, chi dovrebbe leggere questo libro e che cosa, diciamo, perché, ecco, più che altro dovrebbero leggerlo? A chi? È una domanda complessa. È una domanda complessa che merita una risposta complessa, quindi perdonatemi se magari hai tutto il tempo. Tranquillo. Hai tutto il tempo. Allora, intanto dici bene che il rapporto con la verità oggi più che mai, insomma, è delicato ed è interessante esplorarlo. La questione di Piazza Fontana, la strage di Piazza Fontana, con tutti i depistaggi che ci sono stati, rappresenta un enorme esempio di fake news. Esatto. Diciamo ante litteram. Fake news istituzionalizzate, non solo per le sentenze dei tribunali o per le dichiarazioni. Ricordate il malore attivo di Pinelli, no? Sì. Quando sì, cadde dalla finestra per un malore attivo scrisse qualcuno. O ricordate Bruno Vespa, che oggi ci vuole spiegare il fascismo, che il giorno stesso, praticamente nel giro di pochi giorni dallo scoppio della bomba, definiva il prete il mostro che aveva piazzato la bomba, senza, insomma, quella storia ci ha insegnato con enorme ritardo che non era stato dal preda. Quindi anche queste, diciamo, potrebbero essere delle fake news che contribuiscono al fumo di cui sopra. E quindi certo, sicuramente un tentativo di ristabilire la verità, che non è purtroppo quella giudiziaria, ma è certamente quella storica. Mm-hmm. E tra gli scopi di questo libro, e quindi tra i possibili destinatari, chi è amante della verità e della storia del nostro paese. Di certo c'è anche chi è appassionato di noir italiani, perché comunque la storia di sfondo di Naso e Matilde serviva anche per provare a rendere questo fumetto più appetibile, raccontandolo non come un racconto della vicenda processuale, della strage, eccetera, anche perché è stato già fatto, mm-hmm. è stato anche fatto bene, tra l'altro un libro edito da Becco Giallo, e non c'era bisogno di rifarlo, ma invece è servita una struttura noir che può appassionare. Io sono un appassionato di noir, di gialli, di Scerbanenko, che sì, insomma, ci ha insegnato quanto Milano possa essere interessante come sfondo, e l'idea è anche quello: c'è una femme fatale, c'è un investigatore tormentato, mm-hmm. c'è una famiglia disfunzionale, ci sono i cattivi, ci sono le indagini, ci sono i delitti, quindi c'è quella struttura. E infine devo dire, l'esperienza di questi anni mi ha insegnato come questi libri, questi fumetti possano essere appetibili per le scuole. E già devo dire, ci sono arrivati diversi inviti dalle scuole per poter fare, bene, purtroppo al momento
a distanza degli incontri per parlare di Piazza Fontana, e sono sicuro che insomma più ci avviciniamo all'anniversario più sarà utile, sia perché nelle scuole purtroppo non ci si arriva a parlare di queste cose, non ci si arriva materialmente, se ne parla nelle occasioni comandate che sono le giornate delle vittime del terrorismo, sì, e così l'anniversario, il 12 dicembre e così via. Quindi magari questo libro, così come altri libri che ho fatto in passato, possono servire alle scuole come strumenti per raccontare questi determinati momenti della nostra storia. Ora, non dico che qualcuno deve leggere il nostro libro, forse ecco, a chi è consigliato il nostro libro? A chi ne vuole sapere di più, indipendentemente se è un appassionato di storia o un curioso, indipendentemente se è uno studente o un insegnante che lo vuole usare come uno strumento, cosa che io dico sempre, i nostri libri sono strumenti per gli insegnanti prima di tutto. Certo. Poi non c'è un target, non c'è un bollino, non c'è un vietato ai minori, né nulla. Mi auguro che lo legga più gente possibile e che serva anche a fare dei parallelismi tra quello che abbiamo visto, da quello che ci ha insegnato la storia e quello che può succedere oggi, anche quando c'è Perfetto. Qualcuno che dice che pretende pieni poteri. Esatto, io a quello volevo arrivare e penso che la tram sia, diciamo, su questa linea. Diciamo che oltre a quello che ha detto Marco ho poco altro da aggiungere, se non diciamo, tirare le somme dicendo che questo è un libro che può essere utile a coloro i quali hanno intenzione di tenere la coscienza diciamo pulita, pura da condizionamenti esterni, esatto, che possono essere appunto quelli populisti, quelli che cercano di generalizzare per appiattire e togliere tridimensionalità un problema più ampio, in cattiva fede o no, ma comunque è sempre importante sapere che tenere presente che anche nella storia italiana ci sono state delle approssimazioni, per usare un eufemismo, sì, che non hanno permesso alle persone di avere un'idea precisa e quindi di comportarsi e votare di conseguenza, evidentemente, anche certo, nel caso specifico, ma in senso più ampio appunto. Quello che diceva Marco è assolutamente condivisibile, e anche il fatto che io ho accettato di fare questo fumetto proprio perché volevo che entrasse nelle scuole, perché io non ci sono arrivata, per esempio, come molti altri a quell'epoca storica. Neanch'io. Quindi assolutamente, cioè, là dove non arriva l'istruzione pubblica, magari cerchiamo di fare la nostra parte. Ecco. Assolutamente. Molto umilmente sempre. No, no, però è importante, no, ed è giusto. Anche tra... solo incuriosire, sai, magari sì, certo, loro, le persone si possono approfondire le cose, insomma, da sé, però... Ecco, soltanto queste ultime parole vi possono sostenere la mia prossima frase. Io vi consiglio fortissimamente di seguire e di cercare tutti i lavori che hanno fatto questa disegnatrice pazzesca, questo scrittore veramente molto, molto bravi, perché raccontano con grande stile, grande profondità e anche una maestria veramente da sottolineare. La vita, cioè le vite, anzi, dei tagli di esistenza passata, presente, molto vicina, contemporanea. L'ultima volta che ho parlato con Marco Rizzo era appunto per raccontare A Casa Nostra, Cronaca da Riace, che appunto certo, abbiamo sì, trasmesso da questi microfoni. La tram ha uno stile veramente molto, molto bello. Io sono un fan sfegatato. Sì. E insieme voi avevate già lavorato, ma... questo lavoro, effettivamente, sentendo queste vostre parole, grande, mi sento di sostenere ancora di più l'eventuale ascolto, chi ci ascolta dalle scuole, chi ci ascolta e vuole approfondirlo, usarlo come strumento. Anche perché, appunto, tra i due, anche banalmente parlando soltanto delle scelte musicali, c'è una grande differenza. Quando Marco gli ho chiesto la scelta... esatto, parliamone. Marco ha scelto Bob Dylan, ma l'ha scelto per due motivi, certo, e su Watchmen lo aspettavo al varco, mentre per la trama addirittura metto due cose della rappresentante di lista. Io, se vuoi, ce l'ho tutte e due pronte, scegli tu. Guarda, io sarei per la prima delle opzioni che ti ho dato, questo corpo. Ok. Visto che anche il giorno... la giornata giusta. Brava. Mi sembra di poter unire una scrittura, come per la prima vista, che è molto moderna, è molto intelligente, molto acuta, e soprattutto quello che dice nella canzone, che è appunto un riappropriarsi del proprio corpo, delle proprie istanze, senza aspettare che qualcuno le medi al posto nostro. Mi sembra una buona sintesi.
Grazie mille, la tram Marco Rizzo, la prima bomba Feltrinelli Comics. Grazie mille ragazzi per essere stati con Speriamo noi. Di vederci presto e anche di accompagnarvi magari in qualche scuola. Questo vuol dire che possiamo bello, sì. anche uscire. Sì, sì. Andiamo con la rappresentante di lista. Grazie Ciao, mille a grazie. Voi. Ciao. Ciao.